Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari, punto. Oggi è venerdì 9 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Scorpione. Luna acquatica, promotrice di guerra e di pace. La luna acquatica, in coppia con Nettuno, parla di amori romantici, timide dichiarazioni e baci al chiaro di luna, un sogno per i single da tempo in attesa della mezzamela. Lockdown e pandemia hanno distorto emozioni e distanze, perciò ve ne accorgete solo oggi, con un gran tuffo al cuore. Punto. Guerra e pace, invece, tra le coppie già collaudate. Anche per voi la bianca signora in fatto d'amore funge sempre da garante contro, però, il caratterino del partner, geloso come Otello, infiammabile come un cerino, soprattutto ora che Urano il ribelle vi dà battaglia dal segno opposto. Punto. Astro tarocco del giorno per Scorpione. Il matto rovesciato. Oggi l'amore sembra non corrisposto, le coppie potrebbero conoscere una breve crisi. Sembrerà che tutti i progetti, l'amore, il lavoro siano come ostacolati da forze che si sprigionano dal nostro interiore. C'è confusione in molte cose che andrete a fare, e quello che nasce, nasce dalla confusione. Punto. Non lasciate che il passato rubi il vostro futuro. Cercate nel passato solo le ragioni delle vostre delusioni e dei vostri fallimenti, ma allontanatevi da esso. In questo modo sarete pronti a vivere un nuovo presente. Cura la salute. Evita alcol e fumo. Bevi una tisana purificante e moderati soprattutto a pranzo. Punto. Evitate di discutere con il partner. Non ingelositevi se reclama i suoi spazi, ma non siate totalmente permissivi. Potreste poi pentirvene. Buone notizie e soprattutto in attese sia sul fronte sentimentale, sia sul fronte delle amicizie. Un amico potrebbe confidarsi rivelandovi particolari che vi faranno piacere. Punto. Per i single è una giornata decisamente opaca, spenta. Cercate di rilassarvi e di concedervi un relax rigenerante. Tanto di occasioni in seguito ne avrete tante. Buone occasioni oggi per avviare un piccolo progetto che vi sta a cuore. Favoriti anche gli acquisti di arredo e oggetti per la casa. Complicati i rapporti con i conoscenti. Attenzione nel traffico e sul motorino e alla guida in generale. Punto. Dovendo chiedere un prestito non limitatevi alle prime proposte. Cercate e valutate tutto con calma facendo bene i vostri calcoli. Affidatevi solo a finanziare sicure e a banche consolidate di cui conoscete la serietà. Cambiate subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e disagio nella vostra vita. Solo dopo che avrete cambiato qualcosa nella vostra vita noterete quel successo che Giove ha scritto nel vostro cielo. Non dovrà preoccuparvi qualche nuvoletta in amore. In questo momento non potete permettere che qualcuno si prenda gioco di voi. Quindi raccogliete le forze e reagite. Non rinunciate a una cena fuori solo perché vi sentite in colpa per non aver lavorato abbastanza. Fate molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose che potrebbero sfuggirvi nel lavoro. Punto. Spicca questo fine di settimana la negatività di Urano, specie se siete nati in ottobre, mentre il vostro pianeta guida, Plutone, vi tiene per mano trovandosi nel segno amico del Capricorno, consentendovi di aggiustare o risolvere del tutto alcune questioni che avevate messo temporaneamente tra parentesi. La vita familiare richiederà da parte vostra pazienza e senso di adattabilità, che vi verranno forniti da Luna e Nettuno entrambi in angolo favorevolissimo per lo Scorpione. Punto. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 aprile 2021, cercate di mettere da parte le polemiche nate negli ultimi giorni con qualche vostro familiare. Per quanto riguarda il lavoro, avete in ballo progetti importanti da realizzare. Punto. Lo Scorpione oggi deve cercare di tenere a bada le polemiche degli scorsi giorni avute con qualcuno della famiglia. Sul lavoro ci sono progetti importanti in ballo, ma non lasciate da parte l'aspetto economico perché potrebbero servirvi più soldi a fine mese anche per portare avanti i progetti a cui tenete. Punto. Se non volete assegnare ruoli in questi tempi, allora vi converrà non sembrare leader del gruppo, altrimenti verranno immediatamente da voi a chiedervi come comportarsi. Punto. Siete dei capi naturali, poiché avete quel piglio un po' determinato, ma anche una certa impostazione, è normale che attiriate chi è più debole e non si sa orientare. Quello che non dovreste fare, è mettervi in competizione. Punto.
Che lusso il cielo di questo venerdì di primavera, con la luna acquatica in trigono al vostro segno e in buona armonia col governatore Plutone, al quale invia un sestile produttivo. E lo stesso fa anche con Urano. Ma qui casca l'asino, perché lui, battagliero iracondo, gli tira subito addosso strali di gelosia e animosità. Punto. Amore ed Eros, oggi il battibecco col partner è assicurato, forse per troppo amore. Tant'è che passata la Buriana vi ritrovate a fare micio come prima, più di prima, punto. Un contrattempo improvviso non dovrà frenare il vostro impulso d'amore, potrebbe invece rivelarsi fonte di una sorpresa che cambierà il corso degli eventi. Novità in vista per i single in cerca d'amore, punto. Plutone è il vostro benefattore, se siete ancora single il vostro carisma risplenderà in modo irresistibile, impossibile non cadere ai vostri piedi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 13 del mese di novembre. Il pianeta più distante del sistema solare vi dona il savoir faire per inserirvi con disinvoltura negli ambienti più vari facendo sempre bella figura e riuscendo a catturare l'attenzione su di voi. Se siete in una relazione stabile, organizzate con cura un viaggio da condividere con il vostro amore. Nettuno in splendido aspetto favorisce la scelta di mete insolite e lontane. Punto. Lavoro e denaro, se lavorate in proprio oppure studiate avete perso tempo, per tirarvi in pari oggi vi tocca sgobbare il doppio. Fate di necessità virtù, chi ha tempo non aspetti tempo, sentenzia il proverbio, e voi di ore e minuti preziosi ne avete già persi abbastanza. Punto. State lottando così duramente per far passare il vostro punto di vista che vi rifiutate di ascoltare gli altri punti di vista presentati. Siete più vicini alla risoluzione di quanto pensiate. La chiave è trovare le somiglianze, non le differenze di prospettiva. Punto. Se svolgete un'attività indipendente avete di fronte nuove prospettive e diversi campi in cui lanciarvi. I manager hanno l'occasione di sperimentare altre modalità di gestione del loro personale. Punto. Benessere, sistema nervoso ancora provato dallo stress di una giornata infernale, la cartina al tornasole ha quel piglio aggressivo che ogni tanto riservate anche a chi non c'entra. E allora scaricatevi su un pungiball, almeno quello è di materiale sintetico e non ha né mente né cuore. Ti impegni spesso in situazioni in cui qualcun altro ne trae vantaggio, chiedete invece di cosa hai veramente bisogno. Quando si tratta di ciò che si mangia, è consigliabile dare al tratto intestinale una pausa dal pane e dai latticini. Punto. Per lei, nervosette ma non è il caso di scambiare il vostro per il vostro peggior nemico, vi vuole bene e ve le perdona tutte, ma il rispetto e la gentilezza rimangono una regola. Punto. Per lui, coi vostri pupi parlate il linguaggio simbolico delle fiabe, e insieme a loro tornate ragazzini anche voi. Punto. Colore delle emozioni, verde mare. Punto. Barometro dell'umore, variabile. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.